Buon pomeriggio, benvenuti a questa terza e ultima parte del seminario sulla fenomenologia dello spirito e la sua ricezione. Come è stato già annunciato, oggi sta al centro Georg Lukács, e come Paolo Vincio ha ricordato prima, non è il primo seminario qua, però sono già passati 5 anni dal seminario sul pensiero di Marx come ontologia dell'essere sociale in una rilettura di Georg Lukács, no? Sono passati già 5 anni. Va bene, do subito la parola, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, sempre nell'ottica della ricezione della fenomenologia dello spirito, ci occuperemo di un testo, Storia e coscienza di classe, che viene pubblicato nel 1923, quindi cade il centenario e già mi hanno invitato a fare un po' di conferenze su questo testo. È chiaro che per noi, vedrete, sarà soprattutto un'occasione per impostare, nei limiti di tempo che abbiamo, una grandissima questione, che è quella del rapporto tra Marx ed Hegel, perché, esagerando, io sono convinto che il più acuto lettore della fenomenologia dello spirito di Hegel sia Marx, che appunto ha nei confronti della filosofia hegeliana anche una certa ambivalenza. Per esempio, definisce la scienza della logica una grottesca melodia rupestre, e si ammala studiandola. Queste testimonianze ci vengono da una lettera al padre, perché siamo davanti al giovane Marx. Il testo di Lukács rientra, può essere fatto rientrare nella categoria del marxismo occidentale. Esiste un testo del nostro amico scomparso da poco, Domenico Lo Surdo, intitolato Marxismo occidentale. Che cos'è il marxismo occidentale? Beh, Lo Surdo lo distingue soprattutto dal marxismo orientale, cioè quello cinese, vietnamita, in cui il tema delle lotte di liberazione anticoloniali è centrale. Ma l'espressione marxismo occidentale in realtà risale a Merleau-Ponty, a un saggio di Merleau-Ponty del 55 sulle avventure della dialettica. E io tenderei a interpretare il marxismo occidentale come il marxismo non sovietico, un marxismo che si distingue nettamente dal Diamat, dal materialismo dialettico, e che quindi comprende Lukács, Korsch, Gramsci, Marcuse e tanti autori che appunto hanno sviluppato il pensiero di Marx, ma separandosi nettamente dalla dogmatica del materialismo dialettico. Lukács ha una storia travagliata, perché partecipa alla rivoluzione dei consigli ungherese nel 19, come ministro della cultura è costretto a scappare, perché è una rivoluzione che dura pochissimo e viene soppressa nel sangue, scappa a Vienna, e siamo in un momento, appunto, gli anni immediatamente dopo la rivoluzione d'ottobre. E, diciamo, poi vive un periodo a Berlino, Lukács, fino a che è costretto ad andare in Unione Sovietica nel 1933, e lì lo obbligano a fare un'autocritica rimasta famosa. Ma direi che Storia e coscienza di classe ha una prefazione dello stesso Lukács del 1967, e diciamo quindi a ridosso del 68, che poi voi dovete pensare non è stato assolutamente un fenomeno solo francese o italiano, ma planetario per certi versi. Quindi questo testo di Lukács è veramente uno dei riferimenti teorici dei movimenti studenteschi che si sono sviluppati in quegli anni.
In questa prefazione del 67 Lukács è estremamente autocritico verso il suo testo del 23, però appunto le considerazioni lukacciane del 67 si possono fare interagire col testo del 23 e ne emerge una problematizzazione e ne emergono dei significati piuttosto rilevanti. La prima cosa che Lukács dice in questa prefazione del 67 che tutta la fase precedente il 1918, tutta la sua fase evolutiva precedente al 1918 è da considerare una sorta di preistoria, perché appunto solo nel 18, solo diciamo sulla spinta della rivoluzione, della guerra prima e della rivoluzione d'ottobre poi, Lukács aderisce al movimento comunista internazionale. Però prima ha scritto alcuni testi veramente importanti che appunto risalgono a una fase diversa del suo pensiero. Lukács si forma in un clima neocantiano e quindi un clima segnato molto insomma anche dal pensiero di Diltai, per cui la separazione tra le scienze dello spirito e delle scienze della natura è molto forte. E studia anche Simmel e soprattutto partecipa nel 1916 al circolo di Heidelberg intorno alla figura di Max Weber. E quindi vedete, questo è un clima che segna profondamente anche la filosofia di storia e coscienza di classe. Di questa fase iniziale del suo pensiero, del suo itinerario spirituale, ho il piacere insomma di ricordare un testo che è stato anche molto importante sul piano biografico per me, che si intitola L'anima e le forme, in cui viene teorizzata la forma saggio come la modalità di scrittura ideale per la critica letteraria e per la filosofia, e in questo volume L'anima e le forme è contenuto un saggio intitolato Metafisica della tragedia, che è veramente importante, che poi sarà ripreso nella scuola di Francoforte, perché una diciamo delle influenze di Lukács c'è sicuramente quella della scuola di Francoforte. Poi scrive un altro testo estremamente importante che ancora oggi merita di essere letto, che è La teoria del romanzo. E La teoria del romanzo si conclude con un'affermazione tanto perentoria quanto sorprendente: Dostoevskij non ha mai scritto dei romanzi. Perché la teoria di Lukács è che la scrittura di Dostoevskij è una scrittura epica che travalica la forma romanzo in quanto forma tipicamente borghese ed individualistica. Quindi poi questa idea, questo rapporto romanzo-epica è ripreso in vari saggi da Walter Benjamin. In questa fase, in cui appunto non ha ancora aderito al movimento operaio, però Lukács già ha una forte, anche se i suoi riferimenti sono Kierkegaard, eccetera, ha una sorta di posizione che viene definita di idealismo etico, cioè un rifiuto molto forte verso lo stato di cose presente. L'etica, pur idealistica, era una spinta alla prassi, all'azione politica. Direi quello che esprime questo Lukács è una disperazione verso il presente, come una condizione di totale contaminazione. E Lukács cita Fichte, cita la famosa frase di Fichte che parla di un'epoca della compiuta peccaminosità. E quindi appunto siamo ancora in un momento in cui ci si vuole distinguere dal presente storico, appunto segnato dalla guerra. E
Proprio la guerra, questo è un tema che sottolinea molto Losurdo, è proprio la guerra a portare Lukács, il rifiuto della guerra a portare Lukács vicino, cioè ad aderire al comunismo. E quindi storia e coscienza di classe è un po' la conclusione, la sintesi di un percorso che appunto va. Poi ovviamente gli interpreti sono continuisti, discontinuisti, vedono elementi del giovane Lukács anche nel Lukács successivo, ma diciamo il saggio più importante di storia e coscienza di classe ha un titolo emblematico, la reificazione e la coscienza del proletariato. È appunto una conclusione, una sintesi di tutto il periodo che inizia con gli anni della guerra. Quello che, diciamo, storia e coscienza di classe ci consegna è soprattutto una teoria di critica della condizione sociale presente, a questo punto fatta con gli strumenti del pensiero di Marx. C'è una citazione molto importante che vorrei fare subito, ed è questa, è presa dalle teorie sul plusvalore di Marx. Un più alto sviluppo del singolo viene raggiunto al prezzo di un processo storico in cui gli individui vengono sacrificati. Qui vedete, a mio giudizio, ricompare un tema hegeliano molto chiaro, che abbiamo messo in luce soprattutto il primo giorno del seminario. Cioè come salvaguardare il diritto infinito di ogni individuo all'interno di una connessione sociale, di un insieme sociale che rischia schiacciarlo e di opprimerlo. Direi che diciamo in questo Lukács risente anche direttamente, oltre che di Hegel, anche direttamente di Marx, perché appunto è Marx che parla di un sviluppo onnilaterale dell'individuo umano, ricco di bisogni perché ricco di relazioni. Quindi c'è tutta una componente umanistica che in qualche modo viene salvaguardata da questa posizione, da queste sottolineature. Ma ripeto, è importante questo discorso sull'individuo e sul sacrificio dell'individuo, o perlomeno sul rischio che l'individuo venga sacrificato in nome di una presunta unità sociale, compattezza sociale, è chiaramente un tema hegeliano. Nella sua autocritica del 68, l'elemento che più Lukács sottolinea è il soggettivismo di storia e coscienza di classe. Dice Lukács, il soggettivismo di storia e coscienza di classe influisce sul concetto di praxi. Allora, il concetto di praxi da dove lo prende Lukács? Lo prende dalle tesi su Feuerbach di Marx, in particolare dalla nozione di prassi rovesciante. Per questo il rovesciamento io ci sono così affezionato, perché vedremo che tutto il pensiero di Lukács, di Marx, ruota intorno a questa dimensione. Si tratta di rovesciare una condizione rovesciata. La società borghese e capitalistica produce dei rovesciamenti, poi vedremo quali, e quindi la prassi rivoluzionaria è una prassi di rovesciamento di un mondo rovesciato. La parte filosoficamente più significativa di questo capitolo sulla reificazione e la coscienza del proletariato è una sezione intitolata Le antinomie del pensiero borghese. Questo veramente è un saggio di alta filosofia che poi stride un po' con un libro in cui si parla poi di Rosa Luxemburg e di questioni di grande attualità politica in quel momento. Quali sono le antinomie del pensiero borghese? Beh, ho la critica fondamentale al pensiero borghese. Tra l'altro questo, a mio giudizio, è uno spunto che Lukács Maturo, che scriverà un testo fondamentale, anche se
un po' ortodosso come distruzione della ragione, che è una storia dell'irrazionalismo tedesco, da Schelling a Hitler. Diciamo, nella distruzione della ragione, forse, a mio giudizio, Luca ci riprende alcuni spunti di questa parte sulle antinomie del pensiero borghese. Direi che le antinomie del pensiero borghese sono l'antinomia soggetto-oggetto, forma-contenuto, immediatezza-mediazione, ma il senso di questa critica che diciamo parte da una discussione sulla cosa in sé di Kant, e una critica molto importante che si fa alla filosofia trascendentale. È una critica fatta anche all'intellettualismo, cioè a una dimensione intellettualistica di questa filosofia. Appunto, queste scissioni, questi dualismi sono tipici della posizione di quella che Hegel chiama la posizione dell'intelletto. Quindi, in questa sezione sulle antinomie del pensiero borghese, Lukács fondamentalmente riprende le critiche di Hegel a Kant. Ma vi dicevo, qual è veramente il nucleo, il problema che ci propone Lukács in questo discorso? È che diciamo, un pensiero trascendentale non riesce a render conto dell'empirico, e questo è tutt'altro che, diciamo, un problema secondario, perché noi sappiamo che lo stesso Kant poi negli ultimi anni della sua vita si è profondamente affaticato, no, nel cercare di superare una certa concezione dell'oggettività come costituita e quindi come diciamo in qualche modo non fino in fondo in grado di afferrare, di mordere la concretezza empirica. Inoltre Lukács denuncia il carattere contemplativo del pensiero borghese e quindi sottolinea il ruolo che deve avere. Che cosa? Innanzitutto la coscienza di classe. Che cos'è la coscienza di classe? Marx, nella Miseria della filosofia, parla della classe in sé e della classe per sé. La classe in sé è la classe, una classe nelle sue condizioni oggettive, la classe per sé e la possibilità che questa classe produca da se stessa una coscienza, una visione. Ecco, Marx è più sfumato di Lukács. Lukács, diciamo, parlando di coscienza di classe, dice che la coscienza di classe al proletariato va attribuita di diritto, e che di diritto si converte in praxis rivoluzionaria, cioè per la posizione che il proletariato occupa nella società è in grado di avere una visione della totalità. Questa categoria di totalità è anche un'altra categoria molto importante, e quindi noi possiamo attribuire al proletariato una coscienza capace di tradursi in praxis rivoluzionaria e di legare teoria a prassi e di legare il soggetto all'oggetto. Lukács stesso nel 67 ci dice che quello che vuole essere un rovesciamento materialistico di Hegel, cioè che il soggetto oggetto hegeliano diventa il proletariato, no? Quale il rovesciamento più chiaro ci può essere, no? In realtà questa eredità hegeliana elaborata in senso materialistico non regge, e quindi diciamo, lo stesso Lukács sottolinea una cosa fondamentale, che la filosofia di Hegel, appunto questo eccesso hegeliano va oltre Hegel, perché la filosofia di Hegel, sottolinea Lukács e mi trova pienamente d'accordo, la filosofia di Hegel non è una filosofia dell'identità, mentre questo soggetto-oggetto identico è un soggetto della storia capace, diciamo, di tradurre il pensiero in oggettività e quindi di tradurre immediatamente il pensiero in realtà, in trasformazione sociale.
Quindi sembra proprio che sia un rimettere sui piedi Hegel, no? Marx aveva criticato Hegel perché camminava sulla testa, eccetera, eccetera. Tra l'altro l'espressione camminare sulla testa lo usa lo stesso Hegel riferendosi alla filosofia nell'introduzione all'enciclopedia. Ecco, sembra un rimettere sui piedi Hegel, ma in realtà il soggetto-oggetto identico resta una costruzione metafisica. Questo lo dice Lukács del 67 e lo sottoscriverei anch'io. Quella di Hegel non è una filosofia dell'identità, ma è una filosofia dell'identità e della differenza. Hegel va oltre Schelling perché proprio fa una critica all'identità finito-infinito e quindi in questo modo, come dice lo stesso Lukács, si diventa più hegeliani di Hegel. Lukács dice una frase molto, molto importante, che anche nei dibattiti contemporanei su Marx ed Hegel va tenuta presente, a mio giudizio, e questa frase suona in questi termini. Per un ritorno rivoluzionario al marxismo era doveroso rinnovare la tradizione hegeliana nel marxismo. Cioè, per dare al pensiero di Marx una nuova vitalità e un nuovo slancio in avanti, era ed è necessario rinnovare la tradizione hegeliana. Qui Lukács in qualche modo riprende una famosa frase di Lenin, che sta nei quaderni filosofici di Lenin, che dice così: non si può comprendere perfettamente il Capitale di Marx, e particolarmente il primo capitolo, se non si è compresa e studiata attentamente tutta la logica di Hegel. Di conseguenza, mezzo secolo dopo, nessun marxista ha compreso Marx. E poi Lenin propone anche, questo Lukács nell'introduzione del 22 lo cita, propone di fare un'associazione di amici materialisti della dialettica hegeliana. Quindi, come vedete, ciò che è veramente in gioco è il nesso tra Marx ed Hegel. E quindi, ripeto, il primo ricettore di Hegel, ci sono i giovani hegeliani, eccetera, ma il primo grande pensatore che si confronta con Hegel, e in particolare con la fenomenologia dello spirito, è Marx. Per come Marx, per darvi solo un segnale, della profondità con cui Marx legge la fenomenologia, vi cito una frase dei manoscritti, che sono i manoscritti economico-filosofici del 1844, pubblicati anche in Italia sotto il titolo di Opere filosofiche giovanili, perché vengono accostati a un altro testo di Marx, che è la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, che appunto è di un anno precedente e che appunto è una critica letterale della filosofia del diritto di Hegel. Ecco, Marx nei manoscritti ci parla del segreto della fenomenologia. In cosa consiste il segreto della fenomenologia? E dice, consiste nella dialettica della negatività. E ci dice in cosa consiste la dialettica della negatività. Consiste nell'autoprodursi dell'uomo come processo, l'oggettivarsi come un opporsi, come alienazione e soppressione di questa alienazione. Quindi, si pone il segreto della fenomenologia nella Marx stesso, pone il segreto della fenomenologia in questa dialettica dell'uomo che appunto si perde e si ritrova, si aliena e supera la sua alienazione. Questa è la dinamica che presiede all'umano. Qual è il punto su cui appunto Lukács fa anche autocritica? Che in questa visione si deve in qualche modo distinguere l'oggettivazione dall'alienazione.
e capire se oggettivazione e alienazione significano la stessa cosa in Hegel e in Marx. Appunto, Lukács autocritico dirà: io ho confuso oggettivazione e alienazione, ma purtroppo nel 22 non avevo ancora letto i manoscritti, perché in effetti i manoscritti saranno pubblicati solo nel 1930. Allora, qual è il problema? Nella fenologia dello spirito noi l'abbiamo anche visto, ma Hegel usa due termini che sono Entfremdung e Entäußerung, possiamo tradurli con estraneazione e alienazione, e diciamo possono valere per la modalità di l'espressione del giovane Marx, in questo caso è molto efficace, in questo modo dice, attraverso questa dialettica della negatività hegeliana, possiamo intendere l'uomo come colui che mette al mondo se stesso. E quindi diciamo, capite che è una visione molto vicina all'autocoscienza della fenomenologia dello spirito. Allora, dicevo, in Hegel sicuramente l'oggettivazione è inevitabile. Se non c'è oggettivazione e alienazione, c'è autodistruttività dell'autocoscienza. Questo è chiarissimo nella figura dell'anima bella, a cui Hegel, rispetto alla quale Hegel dice: l'anima bella ha angst di fronte all'alienazione. E se l'anima bella cioè per questa paura di alienarsi, di oggettivarsi, cova se stessa, è chiusa in se stessa, è autoriferita, si sente perfetta, è una soggettività totale a se stessa, ecco, questo tipo di soggettività implode, impazzisce, si dissolve in un brusio di campane, perché dietro l'anima bella ci sono anche figure di certe correnti pietistiche, quindi certe correnti protestanti. Ecco, quindi in Hegel sicuramente l'alienazione, oggettivazione è necessaria, è un momento necessario, ma certo, anche in Hegel l'alienazione va superata. Se diciamo, in Hegel vale l'intero, cioè il fatto che ci si perda e si ritrova, però anche in Hegel questo, diciamo, non sempre avviene. Ci sono momenti della storia e momenti della società e momenti esistenziali anche, perché io vi dicevo, un po' nella fenomenologia abbiamo un livello storico, un livello sociale, ma anche un livello esistenziale, l'abbiamo visto un po' attraverso Val, ma è sempre stato evidente. Allora, diciamo, questa inevitabile uscita dalla propria interiorità, uscita dall'autoriferimento del soggetto finito, può condurre per Hegel a un perdersi, un'alienazione che venir meno del proprio contrassegno più forte, che per Hegel è l'autonomia, la Selbstständigkeit, la libertà. Insomma, l'oggettivazione comporta il rischio di perdere tutte queste cose, ma diciamo, in Hegel c'è la fiducia. Su questa fiducia abbiamo discusso, appunto, è un'idea regolativa, è una potenzialità, è una constatazione storica, è più che altro l'individuazione di un nucleo profondo della storia che si vorrebbe portare alla superficie, ma appunto c'è la possibilità che, dopo essersi perso, la soggettività finita possa ritrovarsi. E noi sappiamo che la soluzione hegeliana a questo ritrovarsi nel soggetto finito è il riconoscimento tra le autocoscienze, quindi una figura in cui non sarà mai nei confronti degli oggetti
che si supera l'alienazione, ma si può superare solo nel rapporto intersoggettivo, nel rapporto con gli altri, accettando, assumendo di non essere un tutto e quindi lasciando essere, accettando l'alterità. Quindi, diciamo, la teoria hegeliana dell'alienazione è questa. Diciamo, è molto interessante che nella fenomenologia dello spirito, nel capitolo sullo spirito, ci sia una sezione intitolata La cultura o l'alienazione, in cui lì c'è una teoria dell'alienazione leggermente diversa, in cui il problema è il problema molto interessante di come noi veniamo al mondo, l'individuo viene al mondo, ma non ha chiesto di venirci e si trova il mondo già dato. Si trova, gli viene imposto un nome, questo gli viene, e entra in una sitlikai, cioè entra in una connessione, in un contesto di appartenenza, è fatto di credenze, di costumi, di abitudini, e c'è una lotta. Tutta questa parte della fenomenologia è molto interessante, perché poi lì Hegel sfrutta i romantici, potremmo dire, sfrutta questo tema romantico dei romanzi di formazione, della lotta dell'individuo col mondo, il Meister che vuole fare, che ha una vocazione teatrale, invece gli vogliono fare il mercante, cioè sfrutta questo tipo di problematica, che tra l'altro sono delle problematiche molto legate alla nascente società civile, cioè al fatto che si è usciti da una condizione diversa, precedente, di ancien regime, insomma, siamo all'aurora della società borghese, no? Quello che Beethoven canta in una delle sue sinfonie. Quindi la cultura, cioè il problema dell'alienazione in Hegel è anche il problema del rapporto tra l'individuo e la dimensione di appartenenza, e questo lo dice il famoso paragrafo 79 nell'aggiunta dell'enciclopedia, dice: la cultura ha comunque un grande effetto, obbliga l'individuo a limitare se stesso. L'individuo colto sa limitarsi, dice Hegel, e questo ve lo cito proprio per darvi quest'idea del tema, cioè il tema è il rapporto tra l'individuo nella sua particolarità e un certo assetto che lo precede e lo aspetta. Allora, il problema quale diventa? Il problema diventa che l'alienazione in Marx che cos'è? Dove troviamo ad alta voce il discorso marxiano sulla relazione? La troviamo nei manoscritti, c'è un capitolo intitolato Il lavoro alienato, e Marx parla di quattro forme di alienazione: l'alienazione rispetto al prodotto, il prodotto del lavoro non appartiene all'operaio, alienazione rispetto al lavoro, il suo lavoro viene usato da qualcun altro, alienazione quindi della propria essenza, perché il lavoro è qualcosa di vitale, e infine alienazione dell'uomo con l'uomo, perché comunque il lavoro è sempre un rapporto sociale, avviene sempre in un contesto sociale. Queste sono le quattro forme di alienazione per Marx, e come vedete c'è molto Hegel. Comunque, per distinguere chiaramente l'alienazione di Marx da quella di Hegel, è chiaro che Marx sottolinea molto che la condizione dell'alienazione è quella della proprietà privata, e questo lo dice nei manoscritti, cioè dice è la proprietà privata, è dell'economia politica. Smith e Ricardo, l'economia politica classica, che esprimono il punto di vista della proprietà privata. Questo è molto importante che già questo Marx lo dica, e appunto quindi, diciamo, il lavoro alienato resta alienato in una condizione di proprietà privata, ma in qualche modo può suggerire un superamento di questa dimensione, e quindi un processo di soggettivazione diverso, un mettere al mondo se stesso, un progetto di vita diverso, un soggetto diverso. Quindi l'eliminazione dell'alienazione per Marx è legata a una condizione storica determinata. Il lavoro non alienato implica una nuova forma di società.
In determinate condizioni invece è impossibile la riappropriazione, cioè è impossibile, diciamo, quindi in una particolare forma di oggettivazione per Marx è impossibile che l'essere umano riesca a riappropriarsi della propria essenza. Quindi diciamo, l'alienazione in Marx è una modalità particolare di oggettivazione. Ma diciamo, il discorso di Lukács, ed è questa la ragione anche forse che lo rende più interessante per noi oggi, il discorso di Lukács riguarda non solo l'alienazione, ma quella che Lukács chiama la reificazione, Verdinglichung. E la reificazione non è altro che il feticismo delle merci. E quindi volevo ora tentare di spiegarvi che cos'è il feticismo delle merci, che diciamo, ai tempi miei, per prendere in giro qualcuno, gli si diceva: stai scrivendo un saggio, un libro sul rapporto tra alienazione e feticismo, no? Perché era l'argomento, diciamo, ineludibile. Però io devo riconoscere che è un elemento che mantiene intatta la sua forza teoretica, poi starà a voi giudicare se è effettivamente così. Tanto il termine feticismo ha tre registri: un registro di antropologia religiosa, cioè il discorso sul feticcio, un discorso che attiene a diciamo, dotare delle cose, gli oggetti, di un'anima e di uno spirito. Il feticismo è un termine che attiene alla psicopatologia, è una perversione sessuale, e Freud ci ha consegnato degli importanti saggi sul feticismo. E il feticismo, infine, è il feticismo delle merci di Marx, che dopo Marx la parola feticismo forse appunto. Allora, cosa significa in senso generale feticismo? In senso più generale possibile significa un presentarsi animato delle cose. Poi il fatto che un oggetto inerte diventa vivo. E poi è un oggetto che, questo vale soprattutto, vale sia per Freud che per Marx, è un oggetto che sostituisce qualcos'altro. Allora, siamo nel primo capitolo del Capitale, nella quarta sezione, intitolata Il carattere feticcio della merce e il suo arcano. E Marx inizia, diciamo, un primo sguardo alla merce appare una cosa triviale ed ovvia, ma appena la si considera più da vicino appare carica di sottigliezze metafisiche e di capricci teologici. Quindi lo stesso Marx fa un riferimento nel feticismo alla sfera religiosa. E dice, per esempio, il tavolo appare una cosa sensibilmente sovrasensibile. Il tavolo come merce è una cosa sensibilmente sovrasensibile. E diciamo, una merce, il carattere di feticcio di una merce indica questo aspetto fondamentale, che come merce una cosa è sensibilmente sovrasensibile. E quindi Marx parla del carattere mistico, enigmatico, di un arcano della forma merce. Un carattere mistico, enigmatico. È molto persuasivo Marx, anche se ha scritto 4 volte questo capitolo, perché gli sembrava troppo hegeliano, no? Poi vedremo perché, però è di grande impatto. E cosa consiste? Consiste nel fatto che la merce, come uno specchio, restituisce agli uomini l'immagine del carattere sociale del proprio lavoro come proprietà sociali naturali delle cose. Quindi la merce è un prodotto del lavoro destinato allo scambio, quindi per essere venduta e comprata,
restituisce l'immagine del rapporto sociale fra produttori e lavoro complessivo, facendolo apparire, questo elemento dell'apparenza è centrale, facendolo apparire come un rapporto sociale fra oggetti esistente al di fuori dei produttori. Quindi, diciamo, un primo elemento chiaro e semplice è che il feticismo delle merci indica il fatto che la merce, oltre ad essere una cosa, un bene, un oggetto utile, dotata appunto di un valore d'uso, capace di sottostare i bisogni, diciamo, ha delle proprietà sociali, assume delle proprietà sociali. Delle proprietà sociali che dovrebbero essere proprie degli uomini, che invece sembrano afferire alle merci. E Marx continua: mediante questo quid pro quo, i prodotti del lavoro diventano merci, cose sociali. Quel che assume per gli uomini la forma fantasmagorica, è sempre Marx, di un rapporto fra cose, è soltanto il rapporto sociale determinato che esiste fra gli uomini stessi. Inversione: ciò che è umano diventa cosale. La reificazione è un'inversione di qualcosa di umano che si fa cosale. E dice: il mondo religioso, in cui i prodotti del cervello, qui Marx si ricorda di Feuerbach, del cervello appaiono figure indipendenti, è qualcosa appunto che rimanda a questa condizione della merce, ed è ciò che io chiamo feticismo. Tale carattere feticistico sorge dal carattere sociale peculiare del lavoro che produce merci. Questo lavoro, come sapete, è il lavoro astratto, no? Perché il lavoro astratto? È il lavoro astratto perché, diciamo, il lavoro è sempre concreto. Qui anche per capire, per arrivare a parlarci del lavoro astratto, Marx ha dovuto studiare la logica di Hegel, se no non sarebbe stato lui. Il lavoro è sempre concreto, metalmeccanico, tessile, i lavori, se no, dire che il lavoro nella società, nel modo di produzione capitalistico e nella formazione economico-sociale capitalistico è invece lavoro astratto, significa che un lavoro concreto si socializza nella forma del suo opposto. Si socializza nel suo opposto perché si socializza come appunto puro dispendio di energia lavorativa, cervello, muscoli, eccetera, e soprattutto si socializza come tempo di lavoro. Allora, cosa c'è dietro questo discorso di Marx che ha fatto epoca, diciamo? C'è la teoria del valore lavoro, cioè che il valore delle merci dipende, è legato alla quantità di lavoro che vi è coagulata, che vi è rappresa. E quindi diciamo il lavoro viene, questa quantità di lavoro, questo è molto importante, questa quantità di lavoro è misurata come? Col tempo. Quindi diciamo il capitalismo succhia il lavoro, ma fondamentalmente succhia il tempo. Marx nel Capitale, ci sono delle parti bellissime in cui dice: nello Yorkshire i letti erano sempre caldi perché gli operai usavano un letto solo, uno faceva il turno di giorno, l'altro faceva il turno di notte. Perché, diciamo, dice un'altra cosa molto interessante, dice che c'è un orrore civile verso il sovraccarico di lavoro, ma il capitalismo deve combattere questo orrore civile verso il sovraccarico di lavoro e invece il fatto che gli serve sempre più, sempre un maggiore plus lavoro. Quindi direi che appunto il valore della merce, ciò che permette alle merci di essere scambiate, qui c'è un'altra parte molto hegeliana, perché si dice appunto le merci sono diverse, devono trovare un quid comune, e questo quid comune è il valore che permette di rendere identico il differente. Questo valore appunto è misurato sulla base della quantità di lavoro. La quantità di lavoro è misurata in base a quella che Hegel chiama l'astrazione del dissipare, cioè la massima astrazione possibile, il tempo come puro
come pura misura, no? Per cui appunto il lavoro è astratto perché è soltanto tempo di lavoro. Allora, vi dico quali sono gli elementi, a mio giudizio, gli elementi hegeliani presenti nel primo capitolo del Capitale, ma io non sono d'accordo con chi dice poi, no, queste cose, cercherò, non so, non farò in tempo, ma se prendiamo il terzo volume del Capitale, è un capitolo 48esimo sulle fonti della la formula trinitaria, la chiama Marx, sulle fonti della ricchezza, il capitale, la terra e il lavoro, ritorna questo discorso e siamo nel terzo volume del Capitale, come si sa, ha ormai affrontato tutta la dinamica dello sviluppo del Capitale. Allora, quali sono gli elementi hegeliani nel Capitale? La contraddizione interna alla merce. La merce è valore d'uso e valore di scambio. Ma non solo c'ha una posizione, ma il motore per la genesi del denaro, per la genesi dell'equivalente generale, no? Marx chiama il denaro l'equivalente generale, il motore è appunto questa contraddizione interna alla merce, che ha un corpo e un'anima, che si presenta come un bene utile, ma è poi una concrezione di valore. Questa lo chiama Marx un'oggettività spettrale, poi Derrida riprende questo elemento dello spettro presente in Marx. Quindi, diciamo, si usa la contraddizione come motore di un certo sviluppo argomentativo, qui appunto è la logica del Capitale il discorso. Poi abbiamo l'inversione dell'umano e del causale, cioè è le cose che incarnano delle qualità sociali che attengono agli uomini. Diciamo il famoso slogan della Conad, persone oltre le cose, ha una chiara, diciamo, accezione marxiana, cioè per Marx le cose sono al posto delle persone, quindi dire persone oltre le cose, purtroppo che la Conad vende merce, quindi smentisce se stessa, diciamo, è in contraddizione con se stessa. Quindi questa, però qui il tema dell'inversione in Marx è molto importante. Poi un altro elemento hegeliano molto importante è l'autonomizzarsi, il separarsi del, appunto, una scissione tra i soggetti e le loro relazioni sociali. Le relazioni sociali si separano dai soggetti. Questo appunto Marx, questo lo dice nell'ideologia tedesca, dice il potere sociale in una società di produttori privati indipendenti, una società di individui, diciamo, che perseguono ognuno i propri interessi, il potere sociale diventa Gewalt, diventa un potere violento, diventa violenza. E quale, diciamo, domina sopra le teste di tutti i soggetti della società borghese, anche sui capitalisti per Marx, con, diciamo, con la necessità dell'antico fato, cioè quindi del destino. Il mercato è come il destino per tutti noi, diciamo. E qui appunto c'è non solo c'è l'autonomizzazione del rapporto sociale, di quello che poi il giovane Marx con un'espressione molto importante chiamava il Gattungwesen, cioè l'essenza generica, perché l'essenza generica sia un termine feuerbachiano, ma in Marx significa la socialità. La nostra essenza di noi uomini è il Gattungwesen perché siamo individui sociali, quindi in noi c'è una tensione tra particolare e universale. E l'alienazione è proprio anche il separarsi del particolare e dell'universale, per cui Marx dirà nei manoscritti il bestiale diventa l'umano e l'umano diventa il bestiale. Allora, ripeto, contraddizione interna alla merce, inversione dell'umano e il causale, autonomizzarsi, separarsi del potere sociale, delle relazioni sociali, dai loro soggetti. Ma forse l'aspetto filosoficamente più interessante di questa sezione del Capitale è il fatto che vi compaia un'idea di apparenza reale. Cioè il feticismo, questo arcano, questo mistero, questo mistico porto di nebbia, tutte espressioni che usa Marx, questo geroglifico sociale,
usa anche questa espressione, vedete quanto è ricco, per dire la società capitalistica è un geroglifico sociale, non la possiamo prendere empiricamente così come ci si presenta. Allora, dicevo, tutto ciò si concentra nella nozione di apparenza reale, ciò che appare, appunto, no? Abbiamo visto in quelle due citazioni. Perché è un'apparenza reale il feticismo delle merci? Perché ciò che accade ogni giorno, dice Marx, nel modo di produzione capitalistico è esattamente questo rovesciamento. Quindi il rovesciamento o il feticismo non è un inganno ideologico, è un rovesciamento reale, è un'apparenza reale, quell'apparenza appunto va riportata al meccanismo del suo manifestarsi. Ma non va denunciata come apparenza, perché ciò che accade ogni giorno noi compriamo delle merci che sono possiedono un valore che è un'oggettività spettrale. Quindi Marx, mi sembra sempre nelle teorie sul plusvalore, dice la scienza non sarebbe necessaria se nella società, diciamo, la forma fenomenica corrispondesse alla connessione interna. Allora, qui vediamo la forma fenomenica è quella di uno scambio in cui il corpo della merce esibisce un valore come se lo possedesse. E questo è appunto un la forma fenomenica, ma la connessione interna, che la merce è merce perché è il prodotto di un lavoro, della vendita della forza lavoro e quindi di un lavoro privato. Io ho scritto 42 anni fa un libro intitolato La forma filosofia in Marx, che poi è stato ristampato nei primi anni 2000 dalla Manifesto Libri, e appunto usavo questo termine, la forma filosofia, perché era un libro costruito fondamentalmente sull'ideologia tedesca di Marx, in cui appunto anche la filosofia è, diciamo, qualcosa di interno al processo pratico della vita attiva, dice Marx, e quindi alla società, ma tende ad autonomizzarsi. In questo senso è una forma. Dire forma, in Marx usa questa espressione forma merce, forma denaro, significa che queste categorie vanno svelate nel loro indice sociale. E dire indice sociale significa dire indice storico, e dire indice storico significa evitare una eternizzazione e una naturalizzazione della società. E questo, guardate, Marx, e questo è molto di attualità, lo dice anche rispetto alla tecnica. Anche la tecnica, e questo lo dice anche Lukács, cioè storia e coscienza di classe, hanno una legalità naturale, cioè si presentano come qualcosa che sembra non dipendere invece da condizioni storicamente determinate in cui contano certi rapporti di produzione. La tecnica è determinata. Quello che volevo, mi sembrava, forse può essere un elemento conclusivo. Voi sapete che, appunto, qual è il mio giudizio su tutto, sul primo capitolo del Capitale, ma vi dicevo su tutto il Capitale, tutto il dibattito dal 1867, quando uscì il primo volume del Capitale, tra l'altro l'unico che Marx riuscì a pubblicare, perché poi gli altri due li ha, diciamo, scritti Engels, diventando cieco per decifrare la calligrafia di Marx, che era una calligrafia impossibile. Diciamo, tutto il dibattito è stato un dibattito, ma è un'opera scientifica o è un'opera filosofica? E perché io ho detto, senza Hegel, no, poi leggetevi il proscritto, nel proscritto alla seconda edizione del Capitale, Marx del 1873, Marx dice ho civettato con la dialettica hegeliana, non quelle famose. Però lasciamo perdere questo. Il problema su cui noi oggi, insomma, possiamo
arrivare a un minimo di conclusione è questa. Tutta la storia della ricezione del capitale è stata una storia del dire non è un'opera scientifica, o è un insistere che il capitale fosse una scienza. Ma il guaio di dire nel capitale c'è la scienza, il guaio erano due: che la scienza che ci doveva essere era l'economia politica, che è una scienza un po' barcollante, diciamo, come paradigmi epistemologici, e poi che la scienza di riferimento del capitale è cambiata, cioè il marxismo della seconda internazionale era positivistico evoluzionista, e quindi la scienza era quella, e Marx era il Darwin del mondo storico sociale. Althusser insisteva nel dirci che Marx era scienziato, aveva compiuto una rottura epistemologica, e la scienza però era lo strutturalismo. Quindi, per dire che era anche un'operazione geniale, perché lo strutturalismo in quel momento si poneva come il paradigma epistemologico più adatto, nascendo dalla linguistica, più avanzato rispetto alle scienze cosiddette umane. Allora, la mia posizione è questa, che in realtà questo dibattito intellettualistico tra scienza e filosofia è un po' schematico, e che è superato dagli eventi. Il pensiero di quello che conta soprattutto nel Capitale è capire il sottotitolo. Qual è il sottotitolo del Capitale? Critica dell'economia politica. Quindi il pensiero di Marx è un pensiero critico. È un pensiero critico che si caratterizza per il fatto che l'analisi e l'elemento trasformativo emancipativo coincidono. Se la mia analisi mi porta a cogliere che questa società rovescia il rapporto fondamentale, ma neanche tra le cose e gli uomini, ma diciamo tra la dimensione, questo è più sofisticato ed è più importante, tra la dimensione naturale della ricchezza e la dimensione sociale della ricchezza. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel capitalismo la dimensione naturale della ricchezza conta poco. Che un capitalista produca piroscafi o bambole è uguale, quello che conta è che il suo capitale, che è valore, si valorizzi. Anche se poi nella società capitalistica il corpo delle merci è importantissimo. Ora, ecco, finisco citandovi un autore, appunto, per me molto importante, che è Walter Benjamin, che ha, diciamo, prima, cioè insieme, in vicinanza con Lukács, cioè anche lui, criticato il militarismo e il bellicismo della prima guerra mondiale. Ma Benjamin valorizza soprattutto questo termine fantasmagoria, la fantasmagoria della merce. E che cos'è la fantasmagoria? È un termine marxiano, l'ho letto nel capitolo. Fantasmagoria è l'immagine di sé che produce il mondo delle merci, dominato da un carattere feticistico che consiste nel suo rappresentarsi e comprendersi facendo astrazione del suo stesso modo di produzione. Anche qui, diciamo, non c'è la connessione interna, cioè la fantasmagoria della merce è il fatto che la merce ci seduce per la sua apparenza, e noi facciamo astrazione di ciò che c'è dietro, del modo di produzione. E dice esattamente Benjamin: sguardo sui beni di consumo, così che nulla venga a rammentarci il modo in cui sono sorti. E diciamo, questo lo dice nel suo libro sui passaggi, su Parigi, capitale del XIX secolo, e Benjamin, molto, che anticipa tantissime cose, eccetera, anche certi aspetti della tecnica moderna, della tecnica più recente, Benjamin vedeva dei passaggi, cioè quindi nelle gallerie che ci sono ancora a Parigi, io me le sono andate a cercare una per una, diciamo, e ciò che percorreva i centri commerciali, con tutto ciò che significano i centri commerciali, in cui si può guardare la merce anche senza comprarla, che, e
e tanti altri aspetti, che sono un luogo chiuso, a sé stante, separato dal resto. Insomma, un altro autore che ha ripreso questi aspetti del pensiero di Marx e di Lukács è Guy Debord, il teorico della società dello spettacolo, che ha avuto un autore a volte sottovalutato, ma molto importante. Quindi non c'è una corrente calda e una corrente fredda nel marxismo. Il marxismo non va distinto, ma il pensiero di Marx, il marxismo non esiste più. Il pensiero di Marx non va distinto su una fredda analisi e uno slancio rivoluzionario passionale, no. È un pensiero critico in cui però è la stessa diagnosi sui meccanismi di apparenza reale, di oggettività spettrale che si producono nel mondo delle merci lo slancio a una prassi capace di cambiare questo stato di cose. Grazie. No, lo dico, non esiste più il marxismo come una corrente che in qualche modo possa essere. Cioè, praticamente non c'è una prassi in fondo, diciamo così, di coscienza rivoluzionaria. Allora, per far partecipare. Oggi come oggi, dall'Ottocento ad oggi l'operaio non è consapevole che produce un plus valore, né lo richiede, perché potrebbe anche richiedere. Mi scusi, signora. Per far partecipare anche le persone in rete dovrebbe prendere la parola al microfono qua. Quindi, allora ha aperto lei il dibattito. Abbiamo giusto tempo per un paio di domande. Ecco. No, dicevo che il capitalismo, la classe operaia ancora oggi non è consapevole, non è cosciente che produce plusvalore e che potrebbe anche richiederlo questo plusvalore, perché appunto senza coscienza non si può appunto richiedere un qualcosa che gli appartiene, e proprio per superare la reificazione. E non c'è nessun partito che lo farà, che svilupperà mai, diciamo così, questa consapevolezza, perché proprio perché non ci sono, i partiti ormai sono connessi con la società capitalistica e tutto sommato non vogliono che l'operaio possa effettivamente fare una cosa per tutti, e cioè superare, diciamo così, lo sfruttamento attraverso il non dare il plus valore. Posso rispondere? Sì. No, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che questa... ma la ragione di fondo è che rispetto ai tempi di Lukács, in cui veramente Lukács pensava e scriveva storia e coscienza di classe sull'idea che dopo la rivoluzione d'ottobre ci sarebbe stata una rivoluzione mondiale, che la rivoluzione sarebbe stata in Germania in particolare, no? E il dramma di storia e coscienza di classe è che è finito nel 22, nel 22 c'è stata la marcia su Roma, diciamo, e lo slancio, no? Appunto la Repubblica Bavarese dei Consigli, la Repubblica Ungherese dei Consigli, altre, il tentativo di Rosa Luxemburg, che, no? Del 19, sono stati tutti sconfitti. L'occupazione delle fabbriche in Italia, quindi quello è stato un momento storico assolutamente non è. E la cosa fondamentale da sottolineare è che non c'è più quel tipo di classe operaia, cioè in realtà qui è un tema che in Lukács succede molto importante, il tema è della riproduzione, come il capitalismo riproduce se stesso. Allora la riproduzione capitalistica è appunto l'usare le crisi per trasformarsi, e quindi questo appunto era il tema poi che nel 68 si affacciava con grande forza, no? Tutti quei meccanismi che impediscono, ma poi
Gian Marcuse negli anni 70 aveva scritto L'uomo ha una dimensione, in cui si sottolineava che la composizione sociale delle classi a cui si riferiva a Marx era cambiata, e questo è un dato storico che poi ha comportato tutta una serie di processi. Ora, per dirne una, la socialdemocrazia tedesca fondata dalla Salbe, un grande, già nel 1959 a Bad Godesberg ha dichiarato ufficialmente la biura, cioè il rifiuto del marxismo. Quindi noi ora siamo, volevo usare una frase di un'espressione di Walter Benjamin, siamo in un'agonia raggelata, cioè Walter Benjamin per indicare la nostra condizione attuale dice è un'agonia raggelata, e nel senso che è chiaro, c'è un senso, infatti viene considerato un apocalittico, c'è un senso di fine nel suo pensiero, ma è una fine che non finisce mai, quindi è una sorta di agonia raggelata. Sentiamo il peso di questa tradizione che è un po'... E Benjamin, non so, usa questo paragone con la moda, citando Leopardi, il dialogo tra la moda e la morte. E come la moda, diciamo, innova costantemente, ma in realtà non innova, non ha una vera memoria, così l'invito di Walter Benjamin, che mi sembra... diciamo un pensatore che prende il meglio di una certa visione, ma con molto disincanto, anche con rinunciando all'idea che ci debba essere un soggetto forte, il proletariato che conclude la storia, che salva, no, anzi dicendoci che, citando Kafka, che non... pensare di avere delle soluzioni definitive per l'umano è molto rischioso, e quindi... No, questa accortezza e questa modestia del pensiero, dice nulla di profano, di umano deve in quanto tale riferirsi al messianico, non sentirsi investito di una trasformazione decisiva, di una salvezza, di una redenzione. Questo noi siamo invece in una condizione di agonia raggelata, dentro cui però, per esempio Benjamin, nel saggio sui surrealisti, per esempio, parla di un riuscire a ringranare l'una nell'altra l'esperienza individuale di ciascuno di noi con nuove forme di esperienza collettiva. Come parla anche di un collettivo corporeo, che è una nozione secondo me molto importante, cioè la capacità poi di chi si aggrega di metterci tutto se stesso per appunto diciamo non soggiacere passivamente alla fantasmagoria della merce, se vogliamo. Allora, chi vuole intervenire ancora? Allora, mi permetto soltanto di indicare che quello che Paolo Vinci ha detto all'inizio del seminario, la prefazione dell'edizione del 1967, Lukács lavorando proprio per la nuova edizione faceva note sulla sua copia, e questa copia si può leggere oggi, perché proprio in occasione del centenario è stato fatto una edizione facsimile con tutte queste note di Lukács. È molto interessante, perché si può capire il suo proprio lottare con questo classico con cui lui stesso si doveva confrontare, è uscito fuori questa. Ora c'è anche una nuova edizione italiana fatta da Pigreco, con l'introduzione di un giovane studioso italiano molto bravo. Allora, chi vuole intervenire? Prego. Che si chiama Giorgio Cesarale, lo conosce. Molto interessante, vi ho fatto bene. Sì, grazie molto Paolo del microfono. Si sente? Sì, no, ho due domande molto semplici. Una storica e l'altra sistematica. La prima storica, mi interessava un po' tirarti fuori un giudizio su Die Zerstörung der Vernunft. Cioè che cosa nel tuo discorso,
quella grande, secondo me grande opera, poi discutibilissima, però grande opera, gioca. Secondo, mi interessava lo statuto ontologico della merce. Questo, la merce sarebbe un rapporto al metasensibile sensibile. Questo metasensibile, di cosa, sovrasensibile, sono, a cosa pensa Luca? Ci sono le categorie? No, diciamo, la merce, ti rispondo prima a questa, la merce è, ha un corpo. Un corpo. Perché è un bene, no? Cioè il corpo delle merci, non è vero che il capitalismo è solo il dominio dell'astratto, perché nel corpo della merce si esibisce la forma di equivalente che c'è nel primo, cioè il corpo della merce serve per paragonare una merce all'altra, poi è il valore che permette questa equiparazione. Quindi la merce ha un corpo, quindi ha uno statuto ontologico. Il problema dello statuto ontologico della merce è che in qualche modo rovescia il rapporto tra la natura e la storia, tra il naturale e il sociale. Cioè presenta come naturale qualcosa che è sociale. Quindi potremmo dire che l'ontologia della merce è un'ontologia del rovesciamento del naturale e del sociale, un rovesciamento che si auto-occulta e quindi ha bisogno di essere decifrato e analizzato. Quindi okay. Non una, un'ontologia trasparente, sì. Ma un, e poi diciamo Tardo Lukács, che scrive proprio un'ontologia dell'essere sociale, rifacendosi un po' ad Hartmann, pensa che l'ontologia dell'essere sociale debba partire dalla categoria di lavoro, diciamo da una prassi sociale, che questo diciamo è. L'ultimo Lukács insiste molto su questo. Poi Lukács ha anche fondato una scuola, una delle per tanti anni a Spelle. Sì. Ok. La distruzione della ragione. L'aneddoto è che io consigliai, ero assistente di filosofia teoretica, gli consigliai al mio professore di adottarla, metterla nel programma. Non fu un'esperienza felicissima. Perché diciamo è quelle opere un po' schematiche, ma apparentemente schematiche, ma in realtà profonda, e il fatto che proprio si parta dall'ultimo Schelling mi sembra che permetta di cogliere un senso profondo del nesso ragione non ragione, no? Per me il termine razionalismo non mi piace, non so. Foucault usa ragione, cioè è meglio dire ragione non ragione. Allora, dove sarebbe l'inizio di questa distruzione? In cosa sarebbe nel venir meno della mediazione dialettica? Cioè, in qualche modo, nell'ultimo Schelling si ricadrebbe nell'immediatezza, in forme di immediatezza. Poi c'è un'analisi di Nietzsche che il nostro amico Lo Surdo aveva ripreso in parte, perché è un testo molto interessante che partendo dai grandi classici, poi però Schelling eccetera, arriva fino ai pensatori del nazismo, Rosenberg, cioè, quindi infatti noi avevamo proposto, va decostruito secondo me. Perché poi, diciamo, la grandezza di Lukács maturo, oltre ad aver scritto un libro sulla fenomenologia dello spirito, in pratica il giovane Hegel, lo scrive nel corso degli anni 30, negli anni più bui, diciamo, perché poveretto stava a Mosca, diciamo, in pieno stalinismo, durante. E diciamo, la grandezza di Lukács è soprattutto, per questo è anche importante il giovanissimo Lukács dell'Anima e le forme, è come teorico dell'estetica, quindi ha scritto dei saggi su Goethe molto importanti, sul romanzo, sulla teoria, insomma è veramente un pensatore che... Certo, ha dovuto pensare e scrivere in condizioni storiche molto, molto, molto difficili, molto, molto difficili, e poi dopo il 56 si è un po' liberato, diciamo, però questo ha un po' segnato, no, la sua storia. Grazie molto, grazie. Allora, grazie a Paolo Vinci, siamo sempre affascinati e molto grati per
questa sua capacità di sintesi, no? da Hegel a Lukács, tornando a Marx, poi Benjamin, tutto questo in pochi giorni, ci vuole la grande capacità di sintesi. Grazie, a presto.